area Piazza delle Grazie. Ecco, alle nostre spalle vedete la chiesa. Siamo in questa strada serrata qui, lì è asfaltata. Questa è la discesa che porta alla zona Baliazza. Siamo ad Augusta, naturalmente lo sapete tutti quelli di Augusta, e a quelli che stanno fuori di Augusta e gli augustani che ci seguono, ormai sono tanti. Perché siamo qui? Perché un nostro concittadino, proprio De Simone, anche se originario di un'altra città e augustano da tanti anni, ha subito un incidente proprio qui, recentissimamente, e la sua automobile è andata ormai in pezzi. Lui è sceso, è qui, come vedete, molto pericoloso, ha avuto un problema scendendo qui per parcheggiare, che qui in certe ore della sera soprattutto è un ampio parcheggio. C'è anche vediamo resti di un'imbarcazione, anche qui, come abbiamo documentato in altre occasioni per altri luoghi, può esserci una discarica di rifiuti, bottiglie di plastica buttate a terra. D'altro canto lì vediamo adesso, la telecamera sicuramente inquaderà, stiamo vedendo i cassonetti con tutto quell'ammasso di rifiuti, addirittura i materassi, a conferma della civiltà nostra, di noi augustani, si fa per dire naturalmente. Ma ecco, segnaliamo questo fatto perché qui si potrebbe benissimo asfaltare tutto quanto e si potrebbe realizzare un bel parcheggio ordinato e non dico a pagamento, ma certamente un parcheggio tale da consentire alla gente di essere tranquilla, in sicurezza, ed evitare, come è successo a Totò De Simone, Salvatore De Simone, non solo di rovinarsi per la salute sua, perché adesso è incidentato, è a casa immobilizzato, ma anche di rovinarsi economicamente, perché l'automobile è andata in pezzi. E questo lo diciamo anche nei confronti di coloro che hanno la responsabilità della viabilità, l'ufficio tecnico, oltre ai vigili urbani, perché qui potrebbero anche scendere i ragazzi, qui potrebbero anche subire incidenti gravi i nostri figli. E a questo punto sappiamo, per le tragedie che abbiamo subito di recente, l'ultima quella di Claudio Quattrocchi, che dobbiamo invece provvedere in tempo a prevenire tragedie come quella che ha travolto la vita della giovanissima Claudia. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.